Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video parlo della direzione e dell'impronta che ho intenzione di dare a questo canale. Io in questo canale ho portato un corso di fiori di Bach di primo livello in cui essenzialmente ho parlato delle essenze. Il corso non è terminato in quanto dopo aver descritto le essenze floreali rivisiterò l'intero mondo della floriterapia di Bach partendo da una visione diversa, non più quindi dalla descrizione delle essenze, ma dalla descrizione delle problematiche che possono essere risolte con le essenze floreali. E per problematiche, da persona che accompagna gli altri a un percorso di esplorazione di sé e anche a un percorso di crescita e di espansione della propria visione del mondo, della vita, e per regalare a tutti la possibilità di individuare nuove opportunità uscendo proprio dagli schemi di pensiero che ci confinano nelle tre dimensioni, ma iniziando ad avere una visione più ampia della vita e delle possibilità che ci può offrire se noi spostiamo il focus da cui osserviamo noi stessi e la nostra vita, e se noi accediamo a una consapevolezza olistica che secondo me è appunto anche consapevolezza della nostra dimensione energetica, e comincia ad abbracciare le possibilità sicuramente superiori che si possono intravedere nel momento in cui si abbraccia appunto la consapevolezza che siamo degli esseri energetici e che attraverso le nostre energie, quelle con le quali siamo strutturati, entriamo in contatto poi con il mondo. E quindi tutti quei limiti che appartengono alla dimensione fisica e alla materia si dissolvono nel momento in cui noi guardiamo a noi stessi come creature energetiche. E rimangono i limiti proprio legati più che altro alla consapevolezza, che sono quelli che la fanno da padrone nella dimensione energetica, e quindi che soltanto cambiando le frequenze che emettiamo, e questo lo possiamo fare solo attraverso un lavoro di consapevolezza e attraverso delle tecniche e anche attraverso la floriterapia di Bach, perché no? Quando riusciamo a emanare delle vibrazioni e delle energie diverse, possiamo accedere a un tipo di vita migliore, differente, e soprattutto possiamo conoscere quest'anima che possediamo e che sinora ci hanno insegnato proprio a lasciare da parte, perché nella vita ci sono i doveri, perché nella vita ci sono i limiti che possono essere collegati alle nostre capacità fisiche e mentali, al denaro che possediamo, alla situazione, al momento generale, semplicemente allineandoci con la volontà della nostra anima. È soltanto così che possiamo introdurre elementi nuovi nella nostra vita e trasformarci. Ed è allora che il titolo di questo canale, che corrisponde anche al progetto che io sto costruendo pian piano dietro a questo titolo, che è proprio quello di far intravedere a sempre più persone la possibilità di evolvere, perché per fare questo non esistono soltanto i fiori di Bach, esistono tante altre tecniche, tante altre metodologie, alcune che io nemmeno conosco. Esiste la meditazione e quella sarà uno degli argomenti di cui tratterò in questo canale, perché mi è appartenuto, mi appartiene da molti anni, e personalmente è la prima tecnica che mi ha permesso di fare un balzo. Bisogna confrontarsi con questo mondo e cominciare a capire che come funziona. Cominciando a capire come funziona, noi possiamo
innanzitutto collegarci a quali sono le nostre risorse energetiche, perché ciascuno ne ha di differenti. Il motivo per cui anche la descrizione mia dei fiori, soprattutto di alcuni fiori, è stata particolarmente apprezzata in quanto particolarmente approfondita, deriva proprio dai collegamenti che io ho fatto tra le varie tecniche, perché ciascuna tecnica alla fine definisce anche l'essere umano. Mi spiego meglio. Per i fiori di Bach ci sono le 38 essenze floreali che corrispondono a 38 tipologie umane. Per la bioenergetica di Alexander Lowen e William Reich ci sono cinque tipologie umane che sono collegate alle cinque ferite che queste persone si trovano ad affrontare durante la loro infanzia. Lo stesso per chi pratica per esempio lo shiatsu. Esistono le cosiddette logge energetiche della medicina tradizionale cinese che corrispondono a tipologie diverse di energie che l'essere umano ha al suo interno e che corrispondono al fuoco, al metallo, alla terra, all'aria, all'acqua. E a ciascuna di queste, diciamo così, logge energetiche può essere assegnata una tipologia umana a seconda di quale di questi elementi è presente in maniera prevalente all'interno del corpo umano. Pensiamo per esempio ai dosha della medicina ayurvedica, ai tre dosha kapha, pitta e vata, che corrispondono anch'essi a tre tipologie umane. Quindi qualsiasi filosofia o tecnica olistica voi abbracciate, ci sarà anche una sorta di classificazione energetica degli esseri umani, delle energie che prevalgono in una persona piuttosto che in un'altra. Questo non vuol dire però che l'essere umano sia statico. In realtà, utilizzando le varie tecniche che le metodologie olistiche insegnano, è possibile trasformarsi. E la trasformazione però è l'acquisizione della consapevolezza delle parti che noi non conosciamo, delle parti che dobbiamo ancora esperire, portare nell'esperienza. Per esempio, io ho iniziato bioenergetica e il mio corpo, la bioenergetica appunto di Alexander Lowen, e praticando gli esercizi di bioenergetica e soprattutto partecipando a dei gruppi in cui si lavorava sulle proprie dinamiche attraverso anche lavori di gruppo e quindi un grande lavoro corporeo emozionale, il mio corpo si è trasformato, come si è trasformato il corpo dei miei clienti quando ho iniziato a lavorare io con gli altri. Ricordo una ragazza che è venuta da me che parlando appunto dei fiori di Bach sicuramente era clematis, era molto impaurita, non sapeva bene dove si trovava con le tecniche della bioenergetica, si è trasformata in una ragazza completamente diversa. Le persone poi possono decidere di restare in questo percorso fino in fondo e di farne il loro percorso di vita proprio e quindi restare per tanti anni praticando una tecnica, utilizzando una metodologia olistica, oppure possono decidere di utilizzarla per un periodo che per loro potrebbe essere il periodo necessario per ottenere magari il radicamento a madre terra e quindi arrivare al punto in cui finalmente qualcosa nella vita comincia a funzionare. Per esempio, questa ragazza ricordo che è rimasta con me il tempo necessario per riuscire a capire come poteva portare il suo potere personale all'interno, per esempio, delle sue relazioni sentimentali. Quindi
Quindi le persone che arrivano da noi fanno un pezzetto insieme a noi e poi sono libere di andarsene quando vogliono. La cosa bella, importante e necessaria, la persona che era arrivata da noi con una richiesta d'aiuto sarà qualcosa di completamente diverso dalla persona che ci lascerà perché avrà trovato una sua nuova dimensione. E sarà poi responsabilità della persona dire mi fermo qui perché vedo che molte cose adesso stanno funzionando rispetto a prima e mi voglio godere questo momento in cui le cose funzionano e non pensare più per esempio alla meditazione, alla spiritualità e noi dobbiamo rispettare chiaramente queste loro scelte. A volte ci verrà. Per cui, ripeto, questo filmato l'ho fatto proprio per farvi comprendere come in realtà non c'è separazione tra la floriterapia di Bach e altre tecniche energetiche, come per esempio lo shiatsu, che io non conosco nemmeno. Addirittura a questo proposito ci sono degli interpreti. Ci tenevo a fare questo filmato per farvi comprendere come anche se io porto qualcosa che non è la floriterapia, in realtà è sempre qualcosa di importante e che vale la pena di essere ascoltato e compreso perché l'energia è unica, è una sola energia. Noi possiamo interpretarla e trasformarla attraverso le tecniche. Possiamo lavorare per esempio su alcuni chakra e alcuni fiori di Bach, per esempio, lavorano su alcuni chakra piuttosto che su altri. La trasformazione è qualcosa in divenire ed è qualcosa che è molto interessante osservare da varie posizioni, da varie sfaccettature. Ci sono persone invece che arrivano in questo mondo con un pesante retaggio familiare perché nel loro albero genealogico ci sono dei segreti, magari più di uno, magari che durano da più generazioni e se non si va a lavorare su una dimensione genealogica, non è possibile per queste persone arrivare a una risoluzione di blocchi pesantissimi che si portano e che li limitano. Ricordiamoci sempre che il lavoro, i soldi, le relazioni sono manifestazioni sempre delle nostre frequenze energetiche. Quindi cambiare la nostra energia significa attivare le infinite possibilità che gli eventi sincronici ci possono portare. Sempre di più farò collegamenti tra le varie discipline che io conosco. E magari degli accenni anche a discipline che conosco meno ma che so che esistono, proprio perché ciascuno di voi possa comprendere che quando si lavora per migliorare la propria vita dal punto di vista energetico, si lavora su vari livelli, mai su uno solo. E quindi con l'augurio che queste nuove parti di trasformarti che verranno espresse in successivi video vi possano interessare, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento ai prossimi filmati, tra i quali ci sarà la continuazione del corso di Fiori di Bach di primo livello. Quindi vi ringrazio sempre di più per l'attenzione che lentamente come è giusto che sia, sta crescendo, rivolta a questo canale e ci rivediamo nei prossimi filmati. Ciao!